questo titolo di Falcone e Borsellino in questa piazza ce lo siamo dovuti sudare, perché in tantissimi altri posti della Sicilia le targhe sono state fatte a pezzi, fatte sparire, divelte. Qui a Corleone, nonostante fosse stato chiesto quasi a furor di popolo, ci è stato negato una prima volta perché i monarchici si sono svegliati e si sono ricordati che questa piazza era dedicata a Vittorio Emanuele e proprio non potevano rinunziare a questa cosa così importante. Dopodiché fu affisso un cartello e pochi giorni dopo venne fatto sparire. E tra l'altro ad essere accusato di fare sparire questa cosa fu proprio il figlio di Rina. Perché, vi sto parlando del 93, a quei tempi avevano fatto ritorno, dopo l'arresto di Rina, la famiglia, quindi la moglie, con i figli. E fu davvero un momento molto pesante della nostra storia. Però, siccome le cose erano cambiate, la strage di Falcone e Borsellino aveva molto scosso anche Corleone, io allora ero semplicemente una liceale e quindi vivevo forse in una maniera anche amplificata questo genere di cose, e mi ricordo che fu un momento decisivo in cui Corleone è come se si fosse trovato un bivio e doveva prendere quindi una posizione. Cioè, fisicamente abbiamo dovuto decidere di schierarci o da parte dello Stato o dalla parte della famiglia Rina. Ed è stato, quando io vi dico fisicamente, uso questo termine perché la mia sensazione fu proprio quella che dovevamo esserci materialmente in un posto e dimostrare da che parte volevamo stare. E quindi, nonostante la targa viene fatta sparire, viene poi riposta, e stavolta non ci sono soltanto i soliti politici di turno che fanno le passerelle, che qui da noi sono all'ordine del giorno. Corleone è sempre una bella passerella sulla quale ci si vuole mettere in mostra, ma c'eravamo tutti, c'eravamo soprattutto noi giovani e c'eravamo tutti quanti i cittadini. Ed è stato un bell'inizio di quella che io definisco sempre la primavera corleonese, perché era una primavera fatta proprio dai cittadini, al di là degli schieramenti politici, da gente di buona volontà che diceva: io ci metto la faccia, ciascuno faccia la propria parte, proviamo a cambiare le cose. Ricordo che infatti quando nel 96 abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi, il nostro slogan era non indifferenti ma responsabili, e questo fu un po' il filo conduttore di tutto il nostro lavoro. Volevamo che ciascuno facesse semplicemente la propria parte, al di là del fatto che era un ragazzino, che era un adulto, una persona impegnata e via di seguito. La passeggiata che oggi ne facciamo ci condurrà da questa piazza che io definisco sempre sociale, proprio perché alle nostre spalle c'è la villa, noi la chiamiamo la villa comunale, voi la chiamereste giardino pubblico. Da noi proprio questa espressione è come se voi non la chiedete così ai corleonesi, non saprebbero rispondervi. Da noi è villa comunale. La strada che percorreremo è la strada principale del paese. Lungo la strada ci fermeremo perché ci sono dei murales realizzati negli anni da artisti corleonesi che io utilizzo un po' come fa un cantastorie, raccontando un minimo di fatti sulla Corleone più antica. Questi murales, che sono nati molti, soprattutto in quello che è stato il momento della primavera corleonese, proprio perché volevano raccontare dei pezzi di storia gloriosi di Corleone, oggi in sé, con i problemi che hanno di manutenzione, raccontano già loro da soli il problema del nostro stato di stallo, del momento di difficile passaggio nel quale ci ritroviamo. Quindi alla fin fine rimangono simbolici ugualmente. A me piace cominciare dal primo, che è tinta su tinta, ed è il nostro gonfalone, con la scritta famosa Animosa Civitas Corleonis, che noi ci siamo guadagnati come titolo circa nel 1400. Animosa Civitas Corleonis. Questo perché i cittadini di Corleone non hanno mai fatto la comparsa nella storia, ma si sono sempre messi in evidenza facendo da protagonisti. Una delle cose più importanti avviene appunto nel 1283, in cui noi andiamo in soccorso di Palermo, che insorge contro gli Angioini, partecipando con ben 3.000 corleonesi, quindi non con un manipolo con 100 appena uomini. Facciamo la differenza, tant'è vero che se volete portarvi, come dire, una cartolina virtuale dell'importanza di Corleone nella storia, da oggi in poi portatevi dietro la bandiera siciliana, che è una delle bandiere più antiche e porta impressi i colori di Palermo e di Corleone. Nelle mie ricerche io ho scoperto che Corleone veniva definita anche la piccola Palermo. C'è stato un momento identità, no, cuor di leone. Comunque la cosa importante è che era l'altopiano granifero di Corleone, cioè il posto da cui veniva il frumento.
l'altopiano granifero di Corleone, qua si chiama, è il posto da cui viene il frumento che va a Palermo. Questo è il dato strategico della città. Sì, infatti i primi mulini qua da noi li costruiscono gli arabi. Eravamo pieni di mulini, abbiamo provato a fare una ricognizione, sì, mulini ad acqua, ma quasi tutti sono andati persi, molti sono stati, come dire, riutilizzati come case, pochissimi esemplari si sono salvati. L'acqua perché qua a Corleone lo attraversava il torrente San Leonardo, che è un affluente del fiume Belice. La maledizione di Corleone, quella in cui... Il fatto che eravamo capitale contadina è un po' raccontato da questo murales che abbiamo alle nostre spalle, in cui si vedono questi campi di grano lavorati. Questo da un lato era la nostra fortuna, dall'altro lato era la nostra maledizione, perché in realtà di questi campi di grano noi non eravamo padroni, io dico sempre, neanche di un filo d'erba. Figuratevi che a volte l'aggressività dei campieri a portare le sementi dovevano essere restituite con gli interessi. Alla fine di un'annata magra ti portavi a casa appena appena un fazzoletto di grano. Quando dico fazzoletto intendo proprio che mio nonno mi diceva: lo vedi l'ampiezza di un fazzoletto? Questo ci portavamo a casa, senza nessun diritto, e addirittura con angherie che il campiere si poteva permettere anche l'ultimo giorno. Ce n'è uno che si chiamava il diritto del galletto, che era proprio, non era una cosa definita, era lo sfizio che quel giorno aveva il campiere di importi, che mi ha fatto un certo effetto. Cioè davvero questa gente era ostaggio di pochi prepotenti, perché i campieri non è che venivano scelti non è che c'era l'albo dei campieri o venivano scelti così a casaccio, intanto erano delle persone che si sapevano imporre. Erano spesso le stesse persone che mi ricattavano i proprietari terrieri, che materialmente non venivano a controllare i loro terreni. Io quando questa cosa la racconto ai ragazzini dico: non immaginatevi di sui loro destrieri bianchi a venire sul territorio a controllare le terre. Loro abitavano comodamente Monreale, Palermo, qui sì, avevano delle persone di fiducia. La persona di fiducia se la sceglievano tra il più aggressivo, che era magari lo stesso che gli aveva fatto danni e gli aveva detto: come funziona ancora oggi con la mafia, se ti metti sotto la mia protezione non ci sono problemi, mi gestisco tutto io, ti garantisco la gestione di questo latifondo. Dire che da dove vengo io, cioè dalla contea di Monica, si veniva fin qua a spigolare, ci volevano circa 4 giorni di carretto, e le donne che venivano poi entravano, avevano il permesso di cui tu stai parlando, di poter raccogliere le spighe, una volta a bordo dell'aia con la mazza cercavano di prendere dalla spiga quel poco di grano, e metà del loro lavoro alla fine della settimana veniva lasciato. Quindi pensate ai campieri. Sì. Sì, metà di quel grano che raccoglievano, che andavano a pulire, poi la lasciavano. Questa situazione fa sì che un'intera popolazione venga tenuta ostaggio di pochi prepotenti che fanno il bello e cattivo tempo. La gente all'alba si raccoglie in piazze come questa, che noi attraverseremo prima di andare al laboratorio della legalità, semplicemente ad aspettare che il campiere ti chiama a lavorare. Sì. Fino a quando è che sono state attive queste modalità? Cioè c'è una memoria viva attraverso le famiglie, i nonni? Allora, proprio gli anziani te le raccontano come racconti vivi ancora che sono stati fatti loro. Poi tenete conto che io vi sto parlando di un sistema che comincia a nascere nel 600, si impone proprio in maniera decisa a fine 800 e fino al dopoguerra sussiste in modalità diverse, con come dire, gradualità diverse, però questo è il sistema. Cioè un sistema di lunga memoria, tempi in cui le famiglie erano anche di 8 figli, ad esempio il mio suocero aveva a sua volta 10 fratelli. Non andare a lavorare anche a giornata significava davvero condannare alla fame la propria famiglia, ma anche andare a lavorare non garantiva di portare a casa le garanzie minime economiche per la propria famiglia, perché il grano che alla fine ti rimaneva dopo tutte queste angherie e difficoltà era un grano che era stato anche indebitato durante l'anno a causa dei bisogni materiali vivi di queste famiglie, per cui l'intera popolazione vive letteralmente alla fame. Guardate che questo non è un dettaglio irrilevante. Su questo la mafia fonda il proprio potere. Chi ha fame è comunque una popolazione ricattabile e non hai molte alternative, perché
E guardate che il nostro isolamento fisico, io dico sempre, voi avete visto quanto sono pessime le nostre strade, questo isolamento fisico di un luogo che io invece vi ho raccontato che era la capitale contadina, e quindi in teoria la logica è che si doveva sviluppare come anche un centro moderno ora di riferimento. E questo sviluppo non avviene mai perché veniamo mantenuti sia dalla mafia sia dalla politica in questa sorta di isolamento fisico che fa la loro fortuna. Noi cittadini corleonesi ancora oggi quando chiediamo qualcosa sembra più che chiediamo un piacere e non un diritto, e questa cosa nella testa della gente è durata fino agli anni 90, per cui i politici di turno quasi sono venuti sempre a giocare le loro grandi carte promettendo cose che non sono state mai realizzate. Quando io vi parlo di Corleone di fine 800 vi sto parlando di una Corleone che aveva già allora 8.000 abitanti, ma ci sono state punte di abitanti a Corleone molto più grosse nell'antichità. Oggi in proporzione siamo meno, io vi parlo di una città che ha 11.000 e passa abitanti. L'altro giorno parlavo con dei responsabili dell'anagrafe e mi hanno detto che in 2 anni abbiamo perso 1.000 elettori, quindi significa che ci stiamo impoverendo. E il che è paradossale, perché già fino a 800 noi avevamo due banchi, due casse mutue, che sarebbero le antenate delle attuali banche, avevamo 2 orfanotrofi, avevamo un ospedale, quindi davvero avevamo quegli strumenti che facevano di noi un punto di riferimento. Che cosa abbiamo mantenuto nel tempo? Molti uffici pubblici e le scuole superiori. E qua Corleone ha mantenuto, come dire, la sua possibilità di sopravvivenza. Le scuole, avere qua le scuole superiori significa che molti dei ragazzi dei paesi del circondario venivano sul territorio a studiare. Quando andavo al liceo io, però, notavo che c'era qualcosa di diverso tra me e loro. E non era soltanto il fatto che io abitavo in una cittadina più grossa e loro in piccoli centri anche di 3.000 anime, 5.000 anime. Era proprio lo stile di vita che era diverso. Quando la mattina ci vedevamo, io non capivo perché. Loro erano in grado di raccontarmi delle loro notti brave davanti al muretto della chiesa o davanti alla piazza. E io al massimo potevo raccontare loro che ci eravamo visti in parrocchia per fare le prove del teatro, che ci eravamo visti in giro perché avevamo avuto attività varie, perché ci muovevamo. Ma non mi sarebbe mai venuto in mente, nonostante la bellissima villa pubblica che avevamo, di dire alle mie amiche: ok, ci vediamo alle 10 davanti alla villa e ci facciamo una passeggiata insieme. E mi chiedevo perché, perché lo trovavo paradossale nella mia testa, ma non avevo strumenti per capire meglio. Nel tempo poi ho cominciato a capire dai discorsi, e guardate che nella mia formazione sono più importanti i discorsi appena appena sussurrati, accennati, che quelli fatti letteralmente quando qualcuno ti prende e ti racconta qualcosa. Era più importante quello che riuscivi a captare che quello che ti veniva detto direttamente. E io mi ricordo la frase una volta di mio nonno che disse: a Corleone c'era un tempo in cui, quando non avevamo la luce elettrica, rischiavi di inciampare nei morti ammazzati per strada. Quando lo disse, io non potevo intervenire perché non era un dialogo tra me e lui. Lui disse una cosa, era riservata agli adulti, io me la sono tenuta per me perché comunque sono sempre stata molto curiosa. E nella mia testa ho pensato: vabbè, soliti discorsi agli anziani che fanno sempre le loro vite qualcosa di epico, e in realtà magari stringi stringi non c'è niente. La cosa che mi ha turbato di più quando ho cominciato a fare questo lavoro e ho cominciato a ficcare il naso in tantissimi documenti e in tantissimi documentari e anche nel tentare di capire quanto più possibile dal racconto della gente, è stato scoprire che in realtà io avevo vissuto fianco a fianco con coetanei che avevano vissuto, i cui genitori avevano vissuto questo genere di esperienze, perché magari una aveva il padre sparito per lupara bianca, un'altra aveva avuto il padre ammazzato davanti casa, quindi davvero ci inciampavi sopra. E questa cosa mi ha turbato molto, perché nonostante erano persone con le quali io avevo vissuto e condiviso tante cose, queste verità non erano mai trapelate. E guardate che c'è tantissima gente che qui a Corleone si porta dietro questa ferita aperta, soprattutto della lupara bianca, di cui non confessa niente a nessuno, che è davvero un fatto terribile, perché quando tu sparisci di lupara bianca non si sa se puoi essere annoverato tra le vittime di mafia o tra coloro che in qualche modo avevano affari loschi con noi mafiosi, erano pesci piccoli e a un certo punto sono stati fatti sparire. Ed è una cosa molto dolorosa. Se io fossi un artista mi piacerebbe tanto rappresentare, sì, mi piacerebbe tanto rappresentare questa idea dell'assenza. E questa cosa l'ho capito provando a fare questo esperimento di passeggiata, che lui dice geoesplorazione, ma io chiamo passeggiata perché è un po' anche un viaggio dentro se stessi. Ho capito che davvero questa cosa rappresentava un viaggio dentro se stessi per i cittadini corleonesi, perché a un certo punto ho proposto alla mia associazione in un paio di eventi: invitiamo i corleonesi a fare questa passeggiata con noi.
non sapevo che cosa sarebbe venuto fuori da questa cosa, immaginavo un po' di resistenza, infatti vedevo un pubblico piuttosto silenzioso che mi seguiva, ma attento. La parte migliore di questa passeggiata corleonese con i corleonesi me la dava alla fine, quando le resistenze cadevano e qualcuno di loro mi affiancava e mi regalava pezzettini della propria storia personale dicendomi: ma sai che mio zio, il fratello di mio padre, è sparito di lupara bianca e a casa mia di questo argomento non si può neanche parlare. Cioè ognuno mi raccontava cose di cui non si poteva parlare a casa, che hanno arricchito man mano la mia narrazione, ma mi hanno anche riempito della convinzione che questo lavoro che io faccio è che è un po' particolare, in realtà mi porta, io mi definisco una narratrice di comunità, perché è come se dessi voce a tutti coloro che non hanno avuto mai il coraggio di esporsi e di raccontare questa storia, di cui io racconto magari mantenendo l'anonimato, ma è una specie di passeggiata terapeutica. È stato terapeutico per me, perché quando all'inizio l'ho fatto con grande imbarazzo e l'idea di fare nomi e cognomi anche di mafiosi importanti mi metteva, ve lo confesso, un po' in imbarazzo. Poi io vi ho premesso, io sono una bagarella, quindi fare questo lavoro io in un piccolo comune in cui sanno esattamente chi sei, a chi appartieni, cioè è stato anche duro, però è stato terapeutico per me e terapeutico per la città di Corleone, secondo me. E molti abbiamo cominciato a fare questo lavoro e vi dirò, è bello sapere che ad esempio questo lavoro lo condividiamo con gente che oggi si occupa come me tantissimo di educazione alla legalità, il cui nonno ha tradito ad esempio Placido Rizzotto, il cui parente stretto o nonno era mafioso. È bello perché è come se ci fosse un cambiamento totale nella storia e man mano cambia la modalità, cambiano gli schieramenti, cambiano le possibilità per questo territorio, perché oggi non esiste più il coprifuoco, quel coprifuoco di cui vi parlavo poco fa, che è un coprifuoco dettato alla paura dei nostri nonni che in un certo qual modo hanno trasmesso ai nostri genitori. Aveva anche connotati di genere probabilmente. Non proprio, perché no. Neanche i maschi, ad esempio, vi faccio un esempio, neanche i miei fratelli hanno mai fatto vita particolarmente notturna e sono più piccoli di me. Non era una questione di genere, era una questione proprio di paura atavica trasmessa di generazione in generazione, una sorta di codice non scritto al quale ci siamo attenuti per lungo tempo. Oggi non è più così, come vedete qualcuno stanotte ha fatto proprio le ore piccole, però parlo dei corleonesi, non parlo degli ospiti presenti, però i nostri costumi sono cambiati perché è cambiato qualcosa con la primavera corleonese. Io ricordo, guardate mia nonna, che quando c'erano i giochi d'artificio che per noi nipotini erano il non plus ultra del divertimento, fuggiva in bagno a nascondersi. E io non capivo, dicevo, ma che assurdità nonna, ma non ha senso quello che fai. Ma certo, non potevo capire che mia nonna aveva ancora il ricordo delle sparatorie nelle orecchie. Il luogo nel quale io vi sto parlando è il luogo fisico in cui è avvenuta una sparatoria che è durata non 2-5 minuti, 40 minuti, in cui si sono rincorse delle famiglie mafiose corleonesi per i loro regolamenti di conti interni in pieno giorno, non nel cuore della notte. E questo ha fatto sì che anche due passanti rimanessero ferite, nonostante avessero tentato di proteggersi, di trovare riparo nella sartoria che una volta era alle nostre spalle. Quindi, quando mio nonno diceva che rischiavamo di inciampare nei morti ammazzati per strada, non mi raccontava che anche durante il giorno bisognava stare molto allerta e molto, molto prudente. E si fa cooperativismo. Qua c'è nel nostro carattere c'è una grande diffidenza. Voi troverete più apertura nei vostri confronti che venite da fuori e non tra noi corleonesi. Noi corleonesi siamo sempre molto guardinghi. E aspettiamo sempre di sapere esattamente dove collocarla una persona prima di aprirci. Perché è una cosa nostra. Quando tu diceva mio nonno non ti potevi neanche fidare dei vicini di casa. Quando ad esempio è morto mio nonno materno, alla fine della sua vita con la testa non ci stava più tanto. E aveva delle allucinazioni, vedeva cose che non c'erano. La sua però fantasia più ricorrente che mi colpì era quello di essere sottoposto a microspie. Certo. Ma non capivo qual è la questione. Io poi, andando crescendo, ho capito che il nostro vicino di casa, il vicino di casa di mio nonno, era un famoso, come dire, boss, nipote di Provenzano, e lui quindi sapeva, intanto spesso e volentieri erano degli arresti domiciliari, e aveva questa paura di essere spiato dalla polizia, perché comunque quando sei lì nel vicinato tu sei tenuto sotto controllo, quindi non era una cosa così campata in aria, erano paure reali.
E poi nel tempo ho scoperto che mio nonno per primo sapeva di che cosa parlava, perché il suo cugino agli inizi del Novecento aveva avuto trascorsi di mafia. Quindi io che credevo di avere problemi soltanto al lato paterno per il cognome che portavo, invece poi tu andando e cominciando a guardare i documenti ti rendi conto che la mafia era diffusa ovunque, che ciascuno, a volte anche per sopravvivenza, si affiliava alla mafia, perché a quel punto dovevi decidere da che parte stare. Non era facile, come dire, assolutamente schierarsi. Comunque però ci sia il mio parente, nessuno. Quando hanno tirato fuori i resti di Placido Rizzotto nella foiba, che noi chiamiamo foiba, mi è piaciuto l'altra volta, avevate questo discorso, a noi è passata così, e questa crepa profonda 60 metri, e sono stati ritrovati anche altri resti umani, e mi dicevano le forze dell'ordine che mentre su Placido Rizzotto si è fatta la verifica del DNA per vedere se era davvero lui, sugli altri nessuno si è fatto avanti per dire ma verifichiamo se tra questi c'è un mio parente. Questo ve la racconta lunga sul fatto. Placido Rizzotto, il nostro sindacalista. No, questo in che periodo? No, questo adesso. Io vi parlo la prova del DNA è stata fatta nel 2010-2011 circa, e nel 2012 abbiamo fatto i funerali di Stato. E nel momento in cui, perché questa fossa era così profonda che noi abbiamo avuto bisogno di degli speleologi e di strumenti tecnici idonei per poter arrivare fin là sotto, all'inizio di Placido Rizzotto hanno pescato e sono riusciti a tirare soltanto una tibia e uno scarpone, e poi col tempo man mano il resto è stato fatto. Il primo a venire a indagare sulla fine di Placido Rizzotto fu appunto Carlo Alberto Dalla Chiesa, che qui a Corleone ebbe uno dei suoi primi incarichi importanti, ma di lui e di queste cose parleremo più al laboratorio della legalità. Ma la primavera non è di tutte le coscienze, la primavera è stata di tutti i cittadini di buona volontà che hanno deciso di rimboccarsi le maniche. Attenzione, noi siamo ancora in cammino, non siamo arrivati, siamo commissariati, vi ricordo. E se siamo commissariati c'è un perché. No, c'è anche stata la voglia di non riaprire vecchie ferite, perché comunque vedete, se già parlarne è difficile, immaginatevi che cosa significa presentarsi, perché lo dovrebbero fare le generazioni nuove, presentarsi e dire verifichiamo quando ci sono ancora genitori di miei coetanei che dicono di questa cosa non voglio assolutamente parlare. Ultimo murale, è importante perché al centro, per passare dal sacro, dalla mafia al sacro, al centro trovate il nostro santo protettore, Sallio Luca, risale al 1300, monaco basiliano. Se voi trovate in giro qualcuno che si chiama Leo Luca, potete stare certi che le sue origini sono nel nostro territorio. Il famoso Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, è del territorio qua vicino. Ma accanto, la cosa che mi piace mostrarvi è quel personaggio rosso, vestito in rosso. È la nostra maschera tipica carnevalesca, ha origini lombarde, quindi ritorniamo al discorso che vi facevo poco fa. Ma dove sta la storia importante legata a questo personaggio? Che sia questa maschera, sia il cappuccio dei confrati che porta il Cristo ligneo al Calvario durante la Settimana Santa, che da noi è molto sentita, durante la Settimana Santa, quindi Venerdì Santo, si ferma davvero il mondo, hanno un cappuccio integrale, non come quello che vedete rappresentato qua, che copre tutto il viso lasciando soltanto due fessure per gli occhi. Questo tra il 97 e il 2004, ok. Questo cappuccio ci fu vietato di indossarlo in maniera integrale, abbassandolo sul viso, negli anni 60 per motivi di ordine pubblico, perché i latitanti si ne approfittavano per andare a trovare, intanto fare un po' di rimpatriata con la famiglia, ma anche mettere a segno qualche delitto. Ci fu un delitto orribile che avvenne proprio nel periodo di carnevale. Infatti che cosa succede? Che Corleone viene mortificata e umiliata anche in quelli che sono i suoi costumi folcloristici o sociali. Ad esempio, se a Bisacquino hanno saputo mantenere un carnevale che ancora si vive nei circoli, dove le donne sono protagoniste perché scelgono gli uomini per ballare, sono piccole cose ma molto divertenti per il nostro territorio, qua in Sicilia a un certo punto il carnevale ha avuto un blocco, un fermo. Io mi ricordo soltanto negli anni 80 che si è ricominciato a fare il carnevale. Mi ero umiliata da quello che sono le imposizioni anche di legge relative all'ordine pubblico dovuto alla mafia. Sapete quando c'è stato dato, così capite il mio ragionamento, il permesso nuovamente di abbassare il cappuccio? Ufficialmente, almeno, anche se qualcuno magari già lo faceva, soltanto nel 2006, quando viene arrestato Provenzano. Io mi ricordo fu ad aprile quell'anno cadeva la Pasqua,
E io questa cosa l'ho notata con grande orgoglio quando si diffuse la voce di questa sorta di liberazione. In quella data, secondo me, ricorre un po' la nostra liberazione. Tutti, a un certo punto, quando portarono il Cristo lì al Calvario, che è tra l'altro una delle processioni più suggestive di Corleone, abbassarono, fecero abbassare anche bambini più piccoli, perché i nostri bambini vengono fatti entrare nelle cooperative quando ancora manco sanno camminare. Questo cappuccio, che intanto è simbolico ed è bellissimo, perché questo cappuccio rappresenta il fatto che davanti a Dio o siamo peccatori, o siamo ricchi, o siamo poveri, o siamo giusti, siamo tutti uguali. Ma nel momento in cui quel giorno fu abbassato, era al di là di questa simbologia, significava: Provenzano è stato arrestato, per noi forse si apre una nuova epoca, una nuova era. Noi l'abbiamo vissuta con senso di speranza questa cosa, nonostante ci sia bruciato il fatto che l'abbiano scoperto qui e arrestato qui a Corleone.